Le chiedo, Presidente, un intervento in relazione alle valutazioni di ammissibilità che lei ha fatto in relazione all'articolo 2. Presidente, io ho visto con attenzione e con rispetto un congruo tempo di riflessione rispetto alla sua espressione di ammissibilità rispetto all'articolo 2. Questo mi faceva ben sperare che ci potesse essere una soluzione al problema che consentisse al Senato di poter esprimere la propria volontà in ordine al fatto di come fosse composto e da chi venisse eletto il Senato. Nel corso della discussione diversi costituzionalisti hanno indicato la possibilità di accedere a modifiche anche di articoli che avevano già avuto una lettura conforme da parte Camera e Senato, e parecchi hanno richiamato il precedente dell'allora Presidente della Camera Napolitano sul fatto che in passato, in una riforma dell'articolo 68, si era proceduto per via abrogativa di commi che erano già stati votati sia dalla Camera che dal Senato. Proprio sulla scia di quell'orientamento io ho presentato un emendamento soppressivo del comma 5 e che conseguentemente avrebbe determinato la soppressione del comma 2 e dell'ultimo pezzo del comma 6. Nelle ammissibilità non è stato accettato se non nella parte abrogativa del comma 5, e la parte abrogativa del 2 e del 6 invece è stato gassato. A questo punto, Presidente, io le chiedo un'ulteriore riflessione rispetto a queste sue pronunce in termini di ammissibilità. Perché? Perché l'articolo 104 del nostro regolamento è abbastanza elastico rispetto a una sua applicazione puntuale. In commissione è valso il principio del nemine contraddicente, principio che se uno avesse voluto verificare non già in termini di firme a un emendamento, ma sulla presentazione di emendamenti che andavano nel senso di un Senato elettivo, fatta da tutti i gruppi parlamentari, compreso il PD. Quindi era evidente che l'orientamento politico era in nemine contraddicente. Anche alla luce di quello, però, io non sono convinto che il principio del nemine contraddicente possa essere l'unico, perché il nostro regolamento non prevede che ci voglia un voto all'unanimità per poter essere modificato, prevede una maggioranza assoluta. Quindi teoricamente questa Assemblea, l'articolo 104 del nostro regolamento, può abolirlo a maggioranza assoluta. Se c'è una questione così dirimente rispetto alla discussione che noi abbiamo in essere, io credo, Presidente, che prima di poter proseguire o comunque fare una riflessione, io credo che lei abbia uno strumento a sua disposizione per valutare tutto quello che è la ricevibilità, le ammissibilità, eccetera, che sono sicuramente una sua potestà, ma lei ha uno strumento che si chiama Giunta del Regolamento, che lei può consultare a fini solo di parere e non di condizione. Dopodiché spetta comunque a lei decidere, però è ora di finirla che questioni così delicate non vedano l'utilizzo dello strumento della Giunta. Perché la Giunta non si deve più riunire? Per il semplice fatto che gli spostamenti all'interno dei vari gruppi hanno fatto sì che oggi, purtroppo, e purtroppo lo dico perché è conseguente alla mancanza del povero Donato Bruno, noi siamo in una situazione di pareggio fra maggioranza e opposizione, e fino allora eravamo addirittura in maggioranza come opposizione. Ma non è possibile usare o non usare le cose solo quando fan comodo. Non lo sto riferendo a lei, Presidente, so benissimo che da altri vengono i veti per riunire la Giunta. Qualcuno pensa che le commissioni, giustamente, perché lo dice la Costituzione, perché lo dice il nostro regolamento,
devono avere una composizione che sia proporzionale alla composizione dei Gruppi in quest'Aula. Ma quando si parla di giunta, così non è. Il nostro regolamento dice solo il numero e il fatto che, laddove sia possibile, debba esserci un elemento per gruppo, almeno uno per gruppo. E se non è possibile, si sfora il numero, questo non si realizza. Ma questo dice, e qualunque altro tentativo di modificare un organo di garanzia come sono le giunte a proprio uso e consumo, o meglio non convocarle perché fa comodo, francamente non riesco a comprenderlo. Quindi, e concludo, Presidente, il mio sollecito è che su questa questione si rivolga alla Giunta. Osservo che c'è stata una rivisitazione del suo parere rispetto alle ammissibilità che erano invece state fatte in Commissione, e questo è un passettino in avanti. Facciamolo del tutto e vedrà che i lavori proseguiranno meglio. E un consiglio, Presidente, per l'economia dei lavori: visto che noi stampiamo tutti gli emendamenti, compresi gli inammissibili, a questo punto tanto vale stampare solo gli ammissibili, perché di un fascicolo così, dell'articolo 2, dove, non certo per responsabilità mia, perché ce ne ho 4, quindi non credo che di aver responsabilità sull'articolo 2, questo è quello che residua dell'articolo 2, cioè qualche paginetta, e mi sembra un insulto buttare al macero questa montagna di carta. Quindi fateci avere le ammissibilità, ci date quello su cui dobbiamo lavorare, perché c'è l'ulteriore lavoro per poi ripulirla, e convochi la Giunta del Regolamento, non si assuma delle responsabilità che so in cuor suo non assumerebbe mai. Grazie.